Ci siamo ancora, Daniel Lumera, hai ancora una volta fatto uscire un nuovo libro e questa volta è un libro davvero importante, secondo me. Già dal titolo, eccolo qua. Fermati e respira, perché noi corriamo troppo e corriamo anche troppo con i pensieri, vero? Noi siamo una società infiammata e anche solo fino a 10 anni fa ci sono delle differenze sostanziali nei processi di infiammazione, non solo fisica, che poi creano le malattie del nostro tempo, come cancro e Alzheimer, appunto, ma l'infiammazione è anche mentale, emozionale, relazionale, lavorativa. Cioè viviamo un'accelerazione come mai è stato prima, abbiamo una quantità di informazioni quotidiane da gestire pari a oltre 72 giga quotidiane, non abbiamo la più pallida idea dell'impatto biologico, genetico che avrà tutto questo, così come è stato per il fumo, lo scopriremo forse tra qualche decennio. Ed è una situazione estremamente preoccupante perché il contesto è adrenalinico, abbiamo picchi di adrenalina e picchi depressivi che cerchiamo tra l'altro di compensare con l'utilizzo smodato farmacologico, l'utilizzo del junk food, la tossicità relazionale o sessuale, insomma è un contesto. Pensa che il report degli psichiatri internazionale, nazionale degli psichiatri, ha indicato che tra i 18 e 22, tra i 12, scusa, e i 22 anni il tasso di ansia e di depressione ha quasi raggiunto quasi la metà dei ragazzi e degli adolescenti. Sono dati sconvolgenti, sconcertanti. E questo libro parla di questo, dell'approccio non farmacologico attraverso tutte quelle medicine naturali, tra cui la pratica della respirazione consapevole e della meditazione, che invece possono dare degli aiuti enormi, soprattutto ci insegna come fermare questa follia, come fermarci e come rientrare in contatto con i bioritmi naturali. Io da quando ti ho incontrato appunto nel periodo del Covid, ormai per me la meditazione è una pratica quotidiana. Però voglio ricordare una cosa, che la meditazione sì, un effetto collaterale è lo stare bene, è il benessere, ma non è solo una forma utilitaristica di esperienza. Che cos'è? Allora, noi siamo tra l'altro uno snodo evolutivo potentissimo perché per la prima volta si affaccia nel mondo una forma di intelligenza che supera l'essere umano, l'intelligenza artificiale, che probabilmente dominerà in molti aspetti l'essere umano. E questo ci mette di fronte a un ulteriore bivio, cioè chi considera l'uomo in termini meccanicistici e riduzionisti una macchina biologica è già nella strada diciamo, della involuzione, del superamento da parte di altre forme di intelligenza. Invece questo è un periodo straordinario per l'introspezione, per la comprensione di quelle forme di intelligenza spirituale e esistenziale che danno proposito, significato e umanità. Sai, in questo periodo stavo leggendo, ho scritto anche su questo esperimento straordinario di come a un cervello di un bambino appena nato, 5 giorni, sono stati collegati degli elettrodi, hanno dimostrato che quando erano il padre, la madre o un adulto umano a leggergli delle favole, anche se il bambino non le comprendeva a livello di linguaggio, però la parte, le aree collegate all'emotività del cervello del bambino si attivavano. Se invece a leggere le favole era l'intelligenza artificiale, una registrazione, queste stesse aree non si attivavano. Questo per l'importanza delle relazioni umane, l'importanza di quell'aspetto di calore un po' come la luce del sole, no? Possiamo riprodurre, non c'è quell'alchimia. Quindi l'importanza delle relazioni umane, l'importanza di fermarsi e di entrare in contatto con un proposito, con un significato, con quella stessa intelligenza naturale, spirituale, esistenziale che è presente nel seme, che istintivamente porta il bambino a sapere come cercare il seme della madre per nutrirsi, che porta e spinge i cani appena partorito a nutrirsi della placenta dei piccoli. Cioè noi sappiamo come stanno le cose, sappiamo cosa è bene, sappiamo cosa è giusto, lo sappiamo istintivamente. Il problema è che questa è una società che ci educa a una regola che corrisponde esternamente a volte a precise esigenze di mercato, che non rispetta invece quella che è la saggezza intrinseca dell'essere umano. È un'umanità che ha un po' perso la fiducia nella vita, ma io credo che appunto Fermati e respira è un inno anche, è un inno a questo.
Ecco, tu hai parlato delle favole e poi dopo mi riaggancerò una cosa, però adesso rimaniamo un attimo su fermati e respira, perché tu hai parlato di questo ottuplice sentiero, che non è un sentiero buddista, ma è ancora precedente. Che cosa è successo 5.000 anni fa? Ma a un certo punto della storia dell'uomo è successo che si è manifestata un livello di consapevolezza, di conoscenza straordinario. Leggendo le pagine di questo libro ci possiamo rendere conto come i Rishi 5.000 anni fa nel bacino indovedico abbiano scoperto veramente una vocazione, un proposito, delle consapevolezze altissime, le abbiano tradotte in questo sentiero. Poi, millenni dopo, è nato il Buddha in India, il Buddha parlava Pali, e pronunciava la parola meditazione in sanscrito, che si pronuncia dhyana, in pali si pronuncia jhana, è una pronuncia un po' diversa. E il Buddha, avendo appreso dalle fonti indovediche, poi ha iniziato il suo pellegrinaggio, la sua capacità incredibile ovunque passasse di creare discepoli e risveglio di coscienza, è arrivato in Cina, la parola jhana è diventata chan nell'ideogramma cinese, poi zen in Giappone, quindi ha dato forma tutte le altre gli altri stili meditativi, ma tutto è partito dall'India. Io ho voluto fare un omaggio all'India, un omaggio alla tradizione che attualmente sta cambiando la vita di milioni di persone, che è la meditazione, e ridargli appunto le fonti originarie attraverso due grandissimi maestri che sono Patanjali e Tirumular, che hanno scritto di questo ottuplice sentiero millenni or sono e che è assolutamente estremamente attuale come E percorso. questo è bello, che praticamente noi ci ritroviamo in queste cose scritte 5.000 anni fa. Ti faccio un esempio molto pratico. A un certo punto, uno degli 8 passi della meditazione consiste nella concentrazione, quindi nell'ottenere la giusta e corretta concentrazione. E l'esempio che 5.000 anni fa facevano è che quando tu ti concentri sulla mano, non dovresti avere, se la concentrazione è corretta, nessun stimolo fisico di distrazione, dolore, posizione che ti dà fastidio, nessuno stimolo mentale, nessun pensiero intrusivo, nessuno stimolo emozionale, nessuna memoria, fantasticheria, dovresti essere concentrato dentro la mano. Tuttavia, se tu ti concentri sulla mano, la tua attenzione si muove all'interno della mano, può vedere una ruga, può vedere un dito, cioè non è fissa nell'idea mano, si muove. L'attenzione vera, dharana, ed è scritta, avviene quando tu riesci a neutralizzare tutti gli stimoli di distrazione. Adesso, quest'arte millenaria, proviamo a applicarla al giorno d'oggi e applichiamola a uno studio fatto a partire dal 2005, dove avevano dimostrato che una persona che lavora al computer ha un tasso di distrazione di circa 2 minuti e mezzo. Cioè ogni 2 minuti e mezzo, se tu stai lavorando a un documento Excel o a un documento Word, controlli la mail, guardi un'applicazione. 2 minuti e mezzo nel 2005, oggi è 47 secondi e ogni volta ti distrai, una follia. Ogni volta che tu ti distrai, il quoziente intellettivo si abbassa di 10 punti, oltre che hai necessità dai 10 ai 15 minuti per entrare completamente in flusso di attenzione totale, immergerti in quello che stai facendo. Quindi è una società ed è un contesto disgregante, è estremamente potente quello che stiamo vivendo, estremamente è tossico, e quindi le arti millenarie, che invece servono per rimanere con l'attenzione focalizzata, per raggiungere stati profondamente rigenerativi, ci vengono in aiuto. Io mi sono meravigliato di come queste arti siano riuscite a superare i millenni, cambiamenti storici, ambientali, sociali, politici, e siano arrivate al giorno d'oggi. Oggi le neuroscienze le validano come uno degli stili di vita più importanti. Ricordo solo che il CDC degli Stati Uniti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, considerano queste pratiche, la meditazione, come uno dei trend sanitari in più rapida ascesa negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni, con i medici che stanno iniziando a prescriverla non solo come prevenzione, ma anche in associazione alle terapie tradizionali, grazie ai oltre 40.000 studi scientifici presenti solo su PubMed. Quindi è scienza, non è spirito, è anche spiritualità, perché tu parli di intelligenza spirituale, quindi è scienza e spiritualità insieme. E spiritualità, se intendiamo la spiritualità, tutto ciò che ci avvicina a un significato, a un proposito, a una vocazione più autentica e profonda della nostra vita. Quindi è quella spiritualità laica, universale, che al giorno d'oggi manca e che porta valori nella nostra vita, oltre che salute, oltre che benessere.
Ecco, questo libro, come molti altri che io ho, perché ormai ho tutta la collezione, ho l'opera omnia di Daniel Lomera, contiene dei QR code dove uno può anche cliccarci sopra e seguire dei video tuoi, delle meditazioni, quindi anche molto pratico, non è solo teoria. La bellezza è che abbiamo voluto far vivere alle persone ognuno degli 8 passi attraverso un approfondimento guidato per chi lo desidera. Quindi trasformare tutto questo in un'esperienza diretta, tra cui lì si trovano 2 tecniche molto importanti. La prima è il sospiro ciclico, che è la tecnica attualmente di respirazione consapevole più efficace che esiste relativamente all'abbassamento del cortisolo, quindi all'abbassamento dei livelli di stress e dei processi di infiammazione nel corpo, testato dal professor Huberman, un grandissimo neuroscienziato in laboratorio. Ha detto che rispetto alla respirazione quadrata, alle tecniche di mindfulness, alle tecniche di iperventilazione, questa è la tecnica in assoluto migliore. E la seconda tecnica associata è la tecnica di meditazione sul respiro del cuore, che è una tecnica che agisce sul nervo vago e lo disinfiamma. Ecco. Il nervo vago agisce sul sistema parasimpatico e quindi Sì. riduce i processi di infiammazione nel corpo. Queste 2 tecniche sono contenute nel libro e le ho guidate personalmente attraverso i QR code. Questo è molto interessante perché io sono anni che seguo un po' questo sistema delle ghiandole surrenali, del cortisolo, del nervo vago, che si chiama vago perché come la nostra mente vaga, no? Arriva dalla testa, attraversa, passa vicino al cuore, l'intestino, lo stomaco, quindi sta un po' alla base di tutte le nostre operazioni che non ci rendiamo conto di fare. E i medici adesso si stanno un po' aprendo questo, perché prima quando si parlava di nervo vago e di cortisolo erano tutti abbastanza chiusi su questo settore. Quindi è bello che si stia veramente aprendo questo. Diciamo che oramai, ma grazie a grandissime università come ad esempio Harvard, hanno capito che noi viviamo costantemente sotto stress, costantemente infiammati, ma mentre prima nella giungla il sistema cosiddetto attacca o fuggi era momentaneo, c'era un momento di grande intensità, di stress intenso, per esempio dovevamo fuggire da un pericolo. E allora quello che accadeva è che si attivava del sistema nervoso autonomo il sistema nervoso simpatico, che ha necessità per farti o fuggire o attaccare di prendere tutte le riserve di energia del corpo, quindi blocca il sistema immunitario, blocca il lavoro dell'intestino, perché tutte le energie devono essere utilizzate per fuggire o per attaccare in quel momento. Il problema è che noi viviamo costantemente in questo stato, cioè è un costante stimolo iperattivo a essere allerta, a essere sotto stress. Quindi abbiamo un'incidenza pazzesca nei processi di infiammazione e anche appunto nel funzionamento del sistema immunitario che va giù, che va giù, che va giù, e utilizziamo la chimica farmacologica per cercare di perpetuare lo stile di vita alterato. Che cosa fa la meditazione? La meditazione innanzitutto agisce sul nervo vago, questa respirazione in particolare, la respirazione del cuore. Il nervo vago agisce, che si innerva nel cuore, agisce sul sistema nervoso parasimpatico, che ha invece la funzione di ristabilire, una volta che lo stress e il pericolo è passato, le funzioni di pace, di quiete e di buona funzionabilità di tutti gli organi della macchina biologica, compreso il sistema immunitario. Ecco perché è così importante, tra le tante altre cose, imparare la meditazione, oltre che l'azione della meditazione ha, per esempio, sulla depressione, sul tono dell'umore, sulla salute mentale, sugli attacchi d'ansia, sugli attacchi di panico, cioè veramente uno strumento di una potenza incredibile. Guarda, io veramente quando parlo con te sarei delle ore, ma purtroppo so che non hai tempo. Ma in chiusura, visto che parliamo di sensazione di pace, magari prima di andare a dormire sarebbe bello che i genitori ricominciassero appunto a raccontare le favole ai ragazzi e ai bambini. La mia lo faceva. Io avevo un libro di Gianni Rodari, che era Favole al telefono, che ho prestato e non mi è mai più tornato indietro. Però adesso c'è questo libro meraviglioso anche come impostazione, come grafica, perché è vecchio stile, io lo amo perché è tutto decorato, che è Il mio cuore è un giardino, storie di gentilezza, fiducia, felicità e gratitudine. Eccolo qui. Sono delle favole raccolte da Daniel. Che tipo di favole sono? Perché so che tu hai rimaneggiato delle storie che sono comunque già nella nostra storia. Allora, ho voluto scrivere il libro innanzitutto perché sono delle favole che parlano di quei valori che mancano oggi, cioè di gentilezza, di empatia, di fiducia, tutta una serie di valori che abbiamo necessità di coltivare. Ma soprattutto è un libro che è rivolto a tutta l'età, anche se è rivolto ai bambini, È ai vero. ragazzi. È un libro che io adoro leggere e mandare a letto, mi racconta una favola.
finisce con le cosiddette, l'ultima favola che racconto nel libro è una favola meditativa, cioè una favola che ha delle precise funzioni non solo educative ma terapeutiche a tutte le età. E ho voluto scrivere questo libro perché il messaggio delle favole è duplice, sono due i grandi messaggi che ci portano le favole. Il primo è che la vita è molto più semplice di quello che crediamo, molto più semplice. E il secondo è che dentro di noi esistono tutti gli strumenti per poterla attraversare ogni periodo, anche di più profonda crisi. Da quale fonte hai attinto per trovare queste storie? Ne sono molto varie, credo. Alcune sono storie che ho scritto, altre, Ah, sai, tue proprio? alcune sì. Altre sono storie, sai, c'è una differenza, lo stile narrativo delle favole, delle fiabe è di una semplicità sconcertante, ma c'è una differenza tra racconti, favole e fiabe. Per esempio, le fiabe è un genere che è fantastico, cioè sono mondi fantastici, mentre le favole hanno come protagonisti gli animali e hanno sempre una morale. È Le vero. storie invece, come i racconti zen oppure come le storie, i racconti meditativi, hanno una funzione completamente differente. Sono delle storie che ci portano a contatto con degli aspetti di noi che possono essere guariti, risolti e che aprono a nuove possibilità che riguardano sempre i nostri mondi interiori. Alcune di queste favole le ho scritte, alcune di queste storie le ho raccontate, altre, per esempio, la favola delle spade che non amavano la guerra è di tradizione moldava. Ma dai. Ho voluto prendere perché tante favole e storie sono state reinterpretate di appartenenza estremamente diversa, ma la funzione è sempre la stessa, è l'eredità dell'essere umano attraverso uno stile semplice, essenziale, che stimola l'attenzione, la presenza, la cura, il calore della relazione di chi legge, di chi ascolta o di chi legge la favola a se stesso, è qualcosa Sì. di E meraviglioso. infatti guardatelo, cioè tutto dipinto, tutto decorato, è un piacere per gli occhi. Tra l'altro, in chiusura tu parlavi di leggere una favola a se stessi. Io credo che anche leggere a voce alta. Perché noi sappiamo che comunque gli incantesimi, tra virgolette, vanno letti a voce alta, perché dare voce al verbo è comunque mettere un fiato ed emettere delle vibrazioni. Quindi magari raccontiamoci delle favole, raccontiamoci parlando, sembriamo dei pazzi, perché se i vicini ci ascoltano, però facciamolo, io lo faccio molto spesso, mi racconto le favole. Guarda, se fosse es questo essere pazzi, leggersi una favola, secondo me pazzo è chi fa la guerra, chi sta ammazzando qualcuno oggi, sono i Bravissimo. politici che danno questi comandi. Leggersi le favole non è una pazzia, è un risveglio di quanto di più importante possiamo fare in questo periodo anziché fare la guerra. Allora, ricordiamo questi due, potrebbero essere anche cadeau per Natale, ma che belli tutti e due insieme. Fermati e respira, che è questo libro sull'ottuplice sentiero, e poi per i più piccoli e per quelli che sono piccoli dentro, come me e come spero tutti, che possano trovare il loro bambino interiore, il mio cuore è un giardino. Quindi Daniel, come al solito sei illuminante, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato Grazie. e dove ti vedremo in futuro, dove Grazie. potremo venirti a salutare? Questo fine settimana, sabato, sarò a Bologna per una presentazione del libro e poi ho diverse presentazioni in giro per l'Italia in tutto il mese, fine novembre e dicembre. Quindi il 22 sarò per una serata di beneficenza. Tra l'altro, ho tanti appuntamenti. Basta entrare nel mio sito danielnumera.com e guardare tutte le date che ci sono e venire a darmi un abbraccio in una di queste presentazioni. Grazie Grazie davvero di cuore. a te, grazie Silvia per il tuo lavoro e a presto. A presto.